Ragazzi, mi raccomando, solo cibo clean. Questo ovviamente Nick tagliala, ok, così non la vede nessuno. Allora, mi raccomando, non far vedere. Ragazzi, buongiorno. Secondo video di questa preparazione. Quindi abbiamo visto il primo dell'allenamento. Oggi volevo farvi vedere un po' come gestisco la parte della spesa in questa preparazione. Quindi tutto quello che sarà la mia settimana tipo in termini di dieta. Quindi adesso andiamo al supermercato, sono con Nick che mi darà una mano a gestire tutto. Volevo farvi vedere un po' anche, cercare di darvi qualche consiglio su quali fonti possono essere migliori, quali fonti possono essere più appropriate magari in un cut per gestire meglio l'appetito, il volume dei piatti e quant'altro, e soprattutto come magari scegliere gli alimenti che possono avere anche un budget un pochettino più ridotto. Siamo bodybuilder, mangiamo tanto, quindi ogni tanto calibrare anche quell'aspetto ci può stare. Quindi vediamo come si struttura una mia intera settimana per quanto riguarda quello che è tutta la parte dei pasti e della dieta. Allora, quelli che sono i macros di questo periodo sono divisi in due giornate. La prima, giorni on, quindi di allenamento, che sono 5 su 7, dove sono a 450 grammi di carboidrati, 185 grammi di proteine e 40 grammi di grassi. Poi vi andrò a spiegare bene come sto gestendo il timing dei nutrienti, soprattutto nei giorni on, perché è molto cruciale. Con Marco giustamente ci tiene particolarmente, perché può fare tanto la differenza in termini di performance e risultati. Per quanto riguarda invece i giorni off, attualmente 2,50 di carbo, i grassi molto più alti, quindi 90 grammi e 185 grammi di proteine. Devo mandargli il report esattamente domani, quindi in base a qual è la nuova media del peso sapremo se aumentare i passi, diminuire direttamente le calorie, fare entrambi, quindi quello poi mi aspetto di decidere a lui. Intanto volevo farvi vedere, queste sono le foto, o meglio la condizione di stamattina a stomaco vuoto. Sicuramente schiena è il punto dove devo andare a tagliare di più. Allora, per quanto riguarda le fonti dei carboidrati, attualmente sono abbastanza limitate, quindi uso principalmente le patate dolci, riso basmati, avena che però di solito la compro su Prozis, ciclodestrine come intro workout anche lì su Prozis e la crema di riso che la utilizzo pre-workout. Quindi di solito vado appunto sulle patate dolci, mi piacciono di più sia per gusto, hanno leggermente più carboidrati di quelle bianche, però devo dire che per me ne vale assolutamente la pena. Di solito ne mangio più o meno un 300 grammi a cena. Queste qui sono da 800, quindi ne prenderò circa un paio di pacchi. Già che siamo qua, prendiamo anche un po' di verdura. Di solito vado o di zucchine o di broccoli. Anche qua queste dovrebbero andare. Verdure sto sui 150-200 grammi a foglia verde, che conteggio all'interno dei macros attualmente. Quindi andando per step, ora recuperiamo riso basmati, crema di riso e poi per quanto riguarda i carboidrati ci siamo. Personalmente mi piace molto questo, vado a spendere un pochettino di più, però come gusto di solito lo preferisco. Prenderò uno e uno profumato. Se si vuole andare un po' più a risparmio, qua non ci sono, però di solito all'Esselunga vedo anche, o in altri supermercati, proprio i sacchi di riso basmati giganteschi, e con quelli puoi stare su un carboidrato di ottima qualità spendendo veramente poco, facendoti un sacco di porzioni quella settimana. Dovrebbero andare bene perché ne consumo circa 200 grammi post workout nei giorni on, quindi prendo giusto 3 pacchi e ci siamo. Parto bimbi per la crema di riso. Tre pacchi, che a casa ne ho già un pochettino. Tre pacchi mi durano circa una settimana e consumo circa 100 grammi al giorno, quindi è perfetto per aver calibrato tutto. Con i carbo abbiamo finito, andiamo a vedere per quanto riguarda le proteine.
che in questo momento sono principalmente petto di pollo. Che varietà? Petto di pollo, carne di manzo, albume, yogurt greco, vabbè, proteine in polvere whey, che anche lì tutto su Prozis. Proteine in realtà in questa fase non sono altissimo, se consideriamo che adesso sono a un peso di 98-99 kg, sono a 185 grammi, quindi circa un paio di grammi per chilo corporeo, però nei giorni on sono abbastanza. Dalla carne circa 140 grammi al giorno derivanti dal pollo, quindi più o meno un chilo di pollo mi basta per una settimana in questo periodo, e andrò a scegliere pollo. Preferisco sempre non andare troppo a risparmio e prendere qualcosa di più naturale. Questi qua mi sembrano abbastanza qualitative, quindi andrò con due scatole di questo, e poi mi serve la carne di manzo. A me piace un po' di più la carne trita, che di solito la mischio anche con le verdure. Cerco ovviamente di scegliere quella magra. Questa qui è un pochettino grassa. Questa è sicuramente magra, quindi percentuale grassa inferiore al 5%. Andrò di questa e me ne prendo un paio di pacchi. Di solito la carne, siccome non mi piace troppo surgelarla, preferisco fare piuttosto dividere la spesa in due, andare a comprare quello che mi rimane da mangiare verso metà barra fine settimana, perché non sono troppo il tipo da cucinare tutto, buttare in freezer. Preferisco sempre cucinare o la sera prima o la mattina stessa, però con cibo fresco. Quindi personalmente è un pochettino più macchinoso, più ripetitivo, però lo preferisco. Non mi piace staccare la roba dal freezer e buttarla dentro al piatto, preferisco cucinare tutto fresco. Manca l'albume e un po' di yogurt greco. No, sta roba assurda, non l'avevo mai vista, guarda. Di solito i brick ci sono solo per l'albume, questo è tuorlo d'uovo. Questo è interessante, eh. Lo compro solo per provarlo. Se no, di solito vado di albume. Circa 2-3 brick mi bastano per la settimana. Ne mangio 200-300 al giorno, quindi sì, un paio di brick, perché tanto qualcosa che mi è rimasto a casa ce l'ho. Yogurt greco circa uno al giorno, quindi quello che mi piace fare, se lo trovo, è prendere il ciotolone grosso di fage o di yogurt greco che c'è. Tanto ho di solito il drop alla vaniglia di Prozis, che per me è fantastico, lo metto praticamente ovunque e vado direttamente con quello. Per esempio, anche questo è direttamente da un chilo, ha degli ottimi rapporti di carbo e scadenza, giusto per dare un'occhiata. 14/3/2024, quindi dura veramente un sacco, e non vado a prendermi troppi barattolini, ogni volta semplicemente me lo separo e ci metto gli Yummy Drop. Per quanto riguarda le fonti di grassi, olio extravergine d'oliva che ho già a casa, avocado che in questo momento ho già a casa quindi non mi serve, burro d'arachidi che però prendo sempre su Prozis, e olio di cocco che però anche lì ce n'ho già, quindi non mi serve comprarlo nuovo. Sì, magari mi prendo anche una Coca Zero, basta, e poi giusto una cassa d'acqua. Tenere in casa e per gli allenamenti. Finish. Indovina qua sotto nei commenti quanto ho speso. Cosa dire, Gagliano? Prossimo video metterò la spesa, quanto abbiamo speso. Chi la indovina può venire direttamente in Gold Gym e gli regalerò una scatola di petto di pollo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video e Nick purtroppo non riesce a seguirmi fino a casa, quindi volevo farvi vedere comunque le varie fonti, in che pasti le compongo durante la giornata, per darvi un'idea di come si struttura. Le giornate off non ve le dico perché sono molto più libere, quindi il timing dei pasti
è molto più equilibrato, quindi bene o male le stesse fonti che uso nei giorni on vanno anche nei giorni off. Per quanto riguarda la colazione, sicuramente parto sempre usando, in questo momento mi sto facendo porridge con albume e avena, burro d'arachidi e avena da Prozis, quindi li ho a casa, non li ho comprati per questo, per poi passare a quello che è in base al momento della giornata. Però di solito mi alleno più o meno nel primo pomeriggio, quindi a metà giornata, come secondo pasto, che è quello pre-workout. Come fonti di carboidrati vado con la crema di riso e l'abbino a 30 grammi di proteine più l'olio di cocco, che anche quelli sono a casa. Come timing sempre un'ora, massimo un'ora e mezzo prima, e per poi passare a quello che è il riso basmati e il pollo nel pasto post workout, quindi fonti super pulite, niente grassi, solo i grassi di residuo, diciamo, da queste fonti alimentari, e condito con un po' di sale. Di solito uso qualche salsa zero Prozis per dargli un po' di gusto, magari qualche spezia tipo curry e quant'altro. Spuntini, albume, avena, e qua vado ad inserire yogurt greco con il Fab Drop di Prozis. Coca zero mi concedo magari qualche bicchiere durante la giornata, non troppo, però senza andare ad esagerare. Basta. Per quanto riguarda manzo e patate dolci, quella che di solito compone la mia cena nei giorni off, con un pochino di olio extra e magari un po' di avocado. Nei giorni on, quasi senza olio, giusto un filo di olio tipo 5 grammi. Quindi questo è per quanto riguarda la mia giornata di dieta, in quella che è una fase di preparazione. Adesso, a dire la verità, col fatto che gestisco i macros, nei giorni off qualche fonte alimentare un po' differente me la concedo, però arriverà un punto in cui questa sarà la base costante, se non magari ancora di meno. Quindi nulla di estremamente vario. In realtà la verità di una preparazione di bodybuilding è che bisogna essere molto abitudinari, ripetitivi. È una cosa che sinceramente non mi è mai pesato, perché fa parte un po' della mia indole, non variare troppo, comunque cercare di trovare una routine stabile. Però se si vuole fare una gara a livello agonistico, io credo che questo sia il mindset principale da utilizzare. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale, commentare, fammi sapere se questo video ti è piaciuto, se vuoi vedere altri video di food o vitimo di alimentazione. Guarda qua. C'è anche un video. Sì, vieni. È lui? Sì. Quanti anni hai? 19. Quanto fai di squat? 2,80 più o meno. Quanto fai di stacco? Quasi 300, non provato però. La panca non te l'ho chiesto. Lo metti? Sì che lo metto. Ragazzi, questo è un talento, fidatevi. Segnatevi Shenoda. Com'è il tuo cognome? Shenoda Wash. Perché farà grandi cose. Allora. Ciao, Vic. A parte gli scherzi, minchia, una bestia di uomo. Detto questo, link qua sotto, coaching Prozis, ricordati il codice sconto Lorenzo S10, più i vari promo, ma seguimi su Instagram che per tutte le promo aggiuntive tengo sempre aggiornato. Ci vediamo al prossimo video. Grazie, Nick. E ciao. Alla prossima.